buon pomeriggio, grazie per essere con noi. A voi, grazie, un piacere. Ecco, io non la vedo per il momento, spero che, ecco qua, ci siamo. Innanzitutto chiedo un parere per quanto concerne le dichiarazioni di Zelensky, e cioè il fatto che comunque ne prenderanno un altro che non fanno parte della NATO e che probabilmente non potranno far parte della NATO. È una specie di passo indietro? Secondo me è un piccolo passo indietro, è una piccola concessione molto pragmatica, che tutto sommato non preclude in realtà, totalmente un futuro, direi piuttosto distante, per essere obiettivi, di avvicinamento dell'Ucraina alla NATO, ma certamente è un parziale passo indietro. Però va detto e va sempre ricordato. E lo stavate ricordando poco fa, che questi, fra virgolette, negoziati stanno avvenendo con una delle due parti, cioè il governo di Kiev e la popolazione civile del paese che ha una pistola alla tempia. Quindi bisogna sempre tenere presente le condizioni particolari in cui si sta cercando di portare avanti una qualche forma di dialogo. Naturalmente è positivo che ci sia un dialogo, ma certamente dobbiamo ricordare le particolarissime pressioni a cui è sottoposto sia il governo sia purtroppo la popolazione civile. Ecco, sotto punto di vista il ruolo della Cina in questo conflitto che sta andando avanti e sembra che sta peggiorando sempre di più, quale sarebbe il ruolo della Cina? Perché abbiamo capito dal WJ, dal Wall Street Journal, che la Russia ha chiesto una mano, anche se la Cina ovviamente ha smentito queste voci, però la Russia sembra che abbia chiesto una mano di rifornimenti per quanto concerne i propri soldati. La sensazione che hanno gli analisti militari negli ultimi giorni è ormai abbastanza, condivisa, cioè la Russia sta avendo obiettivamente dei problemi di tipo militare nelle operazioni in corso, in parte perché le operazioni si sono allargate sul piano geografico, in parte perché si sono ormai concentrati sulle città, quindi su quello che da sempre è il territorio più delicato, più pericoloso, più rischioso, più infido per qualunque esercito che attacchi e soprattutto che voglia occupare e sottomettere per certi versi la popolazione, civile. Poi c'è un problema organizzativo per le forze armate russe, effettivamente. Ora, a mio parere, diciamo, i vari segnali che stanno arrivando, anche queste indiscrezioni sulla possibile richiesta di aiuto alla Cina, vanno nella stessa direzione. A me colpiscono altrettanto le notizie sull'utilizzo di, chiamiamoli volontari, ma di fatto sono mercenari, di paesi, dell'Asia centrale e del Medio Oriente, che sono una conferma ulteriore delle difficoltà enormi che sta avendo l'esercito regolare russo, che non ci ricordiamo e che non ci dimentichiamo è in larga misura un esercito di coscritti, per cui non dobbiamo pensare alle forze speciali, che agiscono, magari in Siria o altrove, ma dobbiamo pensare a un esercito in gran parte di leva, con dei problemi ben diversi. E quello che secondo me è più importante dal punto di vista politico-militare, soprattutto per il futuro, però rispetto alla Cina, effettivamente è quello che la Cina deciderà di fare come supporto, sostegno complessivo alla Russia. Quindi non tanto alle operazioni militari, ma soprattutto a, come dire, ai rifornimenti di certe tecnologie, di denaro e, per esempio, attraverso gli acquisti di energia, per sostenere una Russia che ormai è sempre più isolata e la cui economia è veramente a questo punto un disastro. Questa mi sembra la domanda per le prossime settimane, per i prossimi mesi, più ancora del fatto strettamente militare. Io volevo semplicemente capire per il momento, vista la situazione, data la situazione della Russia e questo passo indietro di cui ne abbiamo parlato qualche istante fa da parte di Zelensky, che probabilmente non entreranno nella NATO, almeno non nei prossimi anni, poi dopo Putin chissà che cosa accadrà. Per il momento Putin sta vincendo o sta perdendo questa guerra? Qual è, diciamo, la vostra interpretazione? È molto difficile dare una risposta perché dall'inizio abbiamo un problema di fondo. A me sembra davvero che tutti gli osservatori, internazionali, non soltanto occidentali, probabilmente anche i cinesi, ad esempio, siano stati di fatto sorpresi dal tipo di operazione militare che ha realizzato, la Russia, dall'estensione delle operazioni, dal fatto che l'obiettivo politico non sembra, diciamo, compatibile e coerente con gli strumenti militari che si stanno utilizzando. E questo effetto sorpresa, continua tuttora. Noi non riusciamo ad interpretare fino in fondo quale sia il cosiddetto endgame che ha in mente Putin, perché al di là del fatto di creare un corridoio fra il Donbass o quella parte del Donbass che già controllava la Russia,
e la Crimea, ecco, per il resto non sappiamo se si tratta come obiettivo di isolare tutta la costa del Mar Nero, per esempio, che potrebbe avere un senso, ma in quel caso la città chiave diventa Odessa, oppure se davvero c'è un tentativo di strangolare Kiev, come fatto anche simbolico, la capitale, per magari installare un regime amico della Russia, ma poi non è chiaro come questo regime potrebbe essere sostenuto nel tempo. Essendo tutte queste domande ancora senza risposta sostanzialmente, è impossibile rispondere alla domanda in modo secco, cioè se Putin stia vincendo o perdendo, perché non sappiamo esattamente quali sono i suoi obiettivi, cioè nella sua stessa logica non sappiamo se stia raggiungendo quegli obiettivi. Possiamo però dire che sul piano pratico, militare, sta incontrando degli ostacoli piuttosto notevoli, perché in questo momento la resistenza ucraina è un grosso problema per le forze armate russe, sebbene il prezzo sia altissimo, soprattutto per la popolazione civile. Assolutamente sì, poi ovviamente se diciamo l'Ucraina dovesse resistere, ma il paese dovesse essere alla fine di tutto ciò completamente distrutto, è difficile dire che abbia vinto, a dire proprio la verità, perché tutta l'infrastruttura, insomma la vita delle persone è stata completamente distrutta a questo punto. Giusto per capirci, sotto punto di vista tutto ciò che accade all'interno della Russia, c'è più diciamo consapevolezza per questo conflitto? Abbiamo visto ieri, non so se possiamo mostrare queste immagini dell'ANSA, questo è accaduto ieri in TV, la giornalista russa è oggi in tribunale con avvocato, ci tenevo ecco a ribadirlo per chi ci segue, che è viva e per il momento non è in pericolo, dico per il momento, dopo questo gesto che ha fatto, che potete vedere appunto ha scritto no war, e cioè no alla guerra contro la Russia, mentre proprio la diretta per il canale principale della Russia ha rischiato a tutti gli effetti la vita. Però sembra che ci sia diciamo più consapevolezza anche all'interno della Russia. Ovvio che chi si oppone al regime soffre, o viene incarcerato o viene direttamente ucciso. Anche questo è capitato, stiamo vedendo anche Navalny in netta difficoltà attualmente. Volevo semplicemente capire per quanto tempo può continuare, diciamo, questa uccisione o incarcerare migliaia di persone a questo punto. Sono d'accordo che la domanda è fondamentale per il futuro della Russia. È fondamentale perché una delle scommesse che la leadership russa attualmente ha fatto è quella di poter controllare il flusso di informazione e tenere sotto controllo le proteste e il dissenso, che certamente a livello di regime, di sistema politico è praticamente assente, è stato praticamente cancellato. La Duma, ad esempio, è praticamente inesistente. Però è vero, sono d'accordo che c'è stata una, per certi versi, sorprendente reazione di una certa parte, difficilmente quantificabile, dell'opinione pubblica russa che, se non altro, ha comunque accesso in un modo o nell'altro a informazioni, diciamo, internazionali. Quindi la totale chiusura, la censura completa dei mezzi di informazione, soprattutto di quelli, diciamo, i social media e dintorni, non sta riuscendo del tutto. E non dimentichiamo che la Russia per molti anni è stata ed è tuttora in parte un paese che ha accesso a informazioni internazionali, cioè la censura funziona soprattutto su quei mezzi che sono più facilmente sotto controllo da parte del regime, ma non può funzionare per l'intera popolazione civile che, se non altro, viaggia, studia all'estero, vede, conosce, e ci sono fra l'altro molti contatti fra il mondo russo e l'Ucraina come paese. Ci sono parenti, amici che si sentono, si telefonano, e questo non è censurabile. Quindi, in un certo senso, da questo lato la battaglia, il regime di Putin, a mio parere, la sta perdendo. Ora, se questo possa portare a un giorno un cambio di atteggiamento o addirittura un cambio di leadership, in questo momento mi sembra piuttosto improbabile, però l'opposizione interna esiste e un dissenso, un'insoddisfazione interna molto forte c'è. Aggiungerei anche, non soltanto per gli episodi di proteste che sono stati ricordati, ma anche per il fatto che c'è di fatto un'emigrazione dalla Russia piuttosto consistente, soltanto che è continua e graduale, non è improvvisa e tragica come quella dall'Ucraina, ovviamente, e sono numeri molto più bassi, ma c'è in corso un flusso di emigrazione significativo, il che significa che molte persone lasciano la Russia, spesso vanno per esempio in Turchia, in Georgia, in Finlandia, prendendo semplicemente un treno o un aereo. Quelle persone probabilmente non torneranno e sono una perdita notevole per la Russia.
Ecco, assolutamente sì, volevo semplicemente fare un paragone tra la censura che sta accadendo in Russia e la censura che c'è sempre stata in Cina, diciamoci la verità, c'è proprio sempre stata. Si può fare un paragone? Dove è peggio la situazione sotto quell'aspetto? Perché a mio avviso è molto importante, si parlava anche nei media internazionali, sono intervenuti diciamo dei software providers russi, loro sono comunque molto molto bravi sotto quell'aspetto, sappiamo che anche gli hacker migliori sono proprio dalla Russia, hanno detto che c'è stato un aumento importante dei servizi VPN o VPN detto in inglese, e quindi le persone stanno cercando in ogni modo ad informarsi e ad avere accesso all'internet. La situazione dove è peggio e può essere paragonata tra la Russia e Cina in termini di censura? Secondo me al momento attuale, diciamo così, il paragone non regge, nel senso che la Cina ha una struttura anche tecnologicamente più avanzata di controllo della popolazione, ha anche una spinta, una pressione ideologica molto forte. C'è un elemento culturale ereditato da tutti gli anni trascorsi sotto il regime comunista cinese, che è molto molto maggiore rispetto a quella della Russia, ovviamente, degli ultimi 30 anni, cioè della Russia post-sovietica. Quindi per il momento la Cina da questo punto di vista è molto più avanti, fra virgolette, nel senso del controllo imposto dal centro, ma anche nel senso che le autorità, soprattutto del Partito Unico, esercitano un forte controllo sugli amministratori, sulle aziende, sui media, cosa che in Russia sostanzialmente non c'è stata negli ultimi anni. C'è in corso un peggioramento, questo sì, molto netto direi, anche in Russia. Probabilmente Putin vorrebbe avere in mano tutti gli strumenti di controllo che ha in mano il regime di Pechino, ma credo per adesso, e direi per fortuna, non ce li ha tutti. Ecco, un ultimissimo punto che vorrei toccare è che cosa potrebbe accadere tra la Cina e gli Stati Uniti, perché abbiamo visto comunque la Cina che appoggia la Russia, si rifiuta di chiamare appunto questa situazione una guerra, si rifiuta ad utilizzare determinate parole e anche smentisce, anzi ha accusato gli Stati Uniti per, ecco, di dare fake news in termini del fatto che la Russia abbia chiesto appunto una mano in termini di rifornimenti alla Cina. Quali potrebbero essere, diciamo, le relazioni da ora in avanti tra gli Stati Uniti e la Cina? Diciamocelo anche relazioni in forte difficoltà ancora dall'amministrazione Trump. E questa è la domanda fondamentale per il futuro del sistema internazionale, non soltanto del conflitto russo-ucraino e non soltanto per la sicurezza europea, è una domanda molto più ampia. La mia sensazione, francamente, è che la leadership cinese non abbia ancora scelto, non abbia ancora fatto la sua scelta strategica fondamentale. Lo si vede in qualche modo da queste dichiarazioni totalmente contraddittorie. Tutta diciamo, l'elite cinese che parla al mondo esterno, che parla con l'Occidente, che fa dichiarazioni pubbliche ufficiali, continua a contraddirsi, per cui quella che è in corso non è una vera guerra, ma è un'operazione speciale. La provocazione è venuta dall'Ucraina, ma non si comprende che tipo di provocazione sia stata. L'aggressione è avvenuta dall'Occidente e dalla NATO, ma non si comprende che tipo di aggressione sia stata. Peraltro, la Cina non l'ha mai denunciata questa aggressione, quindi è come se si fosse accorta dell'aggressione soltanto ex post, una volta che Putin l'ha dichiarata, fra virgolette. Sono tutte dichiarazioni che non sono coerenti e dimostrano, secondo me, un certo imbarazzo, una certa incertezza cinese. Non credo peraltro che a Pechino siano affatto contenti della crisi in corso, se non altro perché fa crescere nettamente i prezzi dell'energia, fra l'altro, ma anche per ragioni più ampie, diciamo per ragioni sistemiche. Quindi credo che ci siano ancora delle possibilità di, come dire, gestire il rapporto Cina-Stati Uniti, ma direi anche Cina-Occidente, resto del mondo, in maniera più costruttiva. Ma bisogna fare molta attenzione perché i cinesi comunque in parte sono tentati di sostenere la Russia, credo che però stiano ancora ragionando esattamente su fino a che punto, per quanto tempo, a quali costi, perché la Russia può diventare un grosso come dire, peso anche per l'economia e per la diplomazia cinese nel tempo. Senz'altro, senz'altro, grazie mille. Faremo, spero, aggiornamento nei prossimi giorni, ben presto. Roberto Mennotti, vice direttore a Spegna, grazie per essere stato con noi. Alla prossima e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, a presto.